Ma perché insistete a vestirvi di nero? È il lutto per la mia vita. Sono infelice. Ma perché? Io non capisco. Siete sana. Vostro padre non sarà ricco, ma non vi fa mancare nulla. Per me la vita è ben più dura che per voi. Io guadagno in tutto 23 rubli al mese, più le trattenute per la pensione. Eppure non porto il lutto. Non è una questione di denaro. Anche un povero può essere felice. Nella fantasia, forse. Ma nella realtà è così. Io, mia madre e due sorelle, 23 rubli al mese. Bisogna mangiare bene? E il tè e lo zucchero? E il tabacco? Devi cavare tutto da lì. Tra poco comincerà lo spettacolo. Già. Reciterà la Zareksania. L'autore della commedia è Konstantin Gavrilovich. Sono innamorati loro. E questa sera le loro anime si uniranno nell'intento di creare un'unica immagine artistica. Mentre tra la mia e la tua di anima non c'è alcun punto di contatto. Io ti amo. La nostalgia mi impedisce di restare a casa. Percorro ogni giorno 6 verste all'andata e 6 verste al ritorno. E non trovo che indifferenza da parte tua. Ma si capisce. Chi mai potrebbe volere un uomo come me, che non sa nemmeno come mettere insieme i soldi per la cena? Sciocchezze. Il vostro amore mi commuove. Ma io non posso ricambiarlo, ecco tutto. Servitemi. Non ne voglio. C'è Alfa, forse ci sarà un temporale. Voi non fate che filosofare o parlare di denaro. Per voi non esiste sciagura peggiore della miseria. Mentre per me sarebbe 1000 volte meglio andare in giro vestita di stracci e mendicare piuttosto che... Comunque voi non potete più. Ma in campagna, caro mio, proprio non mi ci trovo. È una cosa certa, non mi ci abituerò mai. Ieri sono andato a letto alle 10 e stamattina mi sono svegliato alle 9 con una sensazione come se per il troppo sonno il cervello mi si fosse attaccato alla canna. Dopo pranzo d'improvviso mi sono di nuovo riaddormentato e adesso sono qui tutto scombustolato, come dopo un incubo tutto sommato. Zio, non c'è dubbio, tu dovresti assolutamente vivere in città. Signori, qua non si può stare. Vi faremo chiamare non appena inizieremo. Prego. Maria Ricca, siate così gentili da dire a vostro padre di far slegare il cane, altrimenti non lo smette di abbaiare. Anche questa notte mia sorella non ha chiuso occhio. No, io non parlerò con mio padre. Dispensatemi, per favore, fatelo voi. Andiamo. Ci farete chiamare, eh? Sì. E così il cane urlerà tutta la notte. È sempre la stessa storia. In campagna non sono mai riuscito a vivere a mio piacimento. Poniamo. Ti prendi un permesso di 28 giorni, vieni qui per riposare e tutto il resto? Qui tutti ti tormentano con ogni possibile idiozia, tanto che ti viene voglia di andare via fin dal primo giorno. Sono sempre partito con gran soddisfazione da qui, e adesso sono in congedo e non so dove sbattere la testa, tutto sommato. Che tu voglia o no, ti tocca restare. Zio, eccoti il teatro, eh? Il sipario, la prima quinta, la seconda quinta, e poi dietro, niente, un vuoto spazio. La veduta si apre direttamente sul lago, alzeremo il sipario alle 9 in punto, non appena sarà spuntata la luna. Grandioso! Eh sì, ma se la Zareksania ritarda però, si perderà tutto l'effetto. Io lo so che per lei scappare di casa è difficile, la matrigna, il papà la tengono controllata. Hai tutti i capelli e la barba arruffata. Dovresti farteli sistemare, zio. Ah, è sempre stata la tragedia della mia vita. Anche da giovane avevo questo aspetto, da ubriacone. E le donne non mi hanno mai amato. Ma cos'è mia sorella che ti cattivo molto? Che cos'ha? Si annoia. Anzi no, è gelosa. Le dà fastidio che su questa piccola scena avrà successo la Zareksania e non lei. Ah, che è una particolarità psicologica, mia madre. No, per carità, lei è bravissima, intelligentissima, è capace di commuoversi su un libricino, di declamarti Nekrasov a memoria, ma prova a lodare la Dusa in sua presenza. No, no, bisogna parlare solo di lei, entusiasmarsi per lei, strapparsi i capelli per una sua fantastica interpretazione di... boh, di chissà cosa. E poi è tirchia. È tirchia! Io so per certo che lei in banca, Odessa, ne ha 70.000. 70.000. Ma tu prova a chiederle un prestito? No.
romperà in lacrime. Sento dei passi, zio. E Mina, ne sono certo. Anche il suono dei suoi passi è bellissimo. Non sono in ritardo, è vero, non sono in ritardo. Tutto il giorno sono stata inquieta, ho avuto tanta paura. Temevo che mio padre non mi lasciasse venire. Ah, avesse uscito con la matrigna. Ma il sole sta già scendendo, la luna sta salendo, il cielo è rosso, li ho spronati i cavalli, li ho spronati. Ah, come sono contenta. Ma gli occhietti sono arrossati dal pianto, male, male. No, non importa, però dobbiamo fare in fretta. Mio padre non sa che sono qui. Sì, giusto. Qualcuno dovrebbe andare a chiamare gli altri. È vero. Vado io, e subito, è fatto, sono fonde, una volta mi ero messo a cantare proprio come adesso, mi aiuto il procuratore e mi disse, eccellenza, avete una voce possente. Oggi di pensare aggiunse, ma io fu niente. Mio padre e sua moglie non vogliono che venga qui, dicono che vivete alla Bohème. Hanno paura che io voglia fare l'attrice. Io sono attirata qui dal lago, come un gabbiano. Il mio cuore è pieno di voi. Nina, siamo rimasti soli? No, dai, c'è qualcuno di là. No, non c'è nessuno. Che albero è quello? Un olmo. E perché è così scuro? Perché è sera, e di sera tutte le cose scuriscono. Non andartene via troppo presto stasera. Non si può. Allora verrò io da te. Rimarrò tutta la sera sotto la tua finestra. Non si può. Presa non sei ancora abituato a te, e abbaierebbe tutta la notte. E poi, un guardiano ti scorgerebbe. Ma io ti amo. Sei nervosa? Sì. Di tua madre no, non ha paura. Però da voi c'è Trigorin, è uno scrittore famoso. Io ho paura, vergogna di recitare di fronte a lui. È giovane? Sì. Ma che meraviglia i suoi racconti. Non lo so, non li ho letti. Nella tua commedia è difficile recitare. Non ci sono figure vive. Figure vive? Ma non bisogna rappresentare la vita così com'è. E nemmeno come dovrebbe essere, ma così come ci appare nei sogni. Ma nella tua commedia non c'è azione, è tutta declamazione. Secondo me, anche in una commedia dovrebbe esserci assolutamente l'amore. Sta calando l'umidità. Andate a mettervi le calosce. Ho caldo. Siete medico e sapete benissimo che l'aria umida vi fa male. Ma volete farmi soffrire? Ieri sera siete stato tutta sera in terrazza a parlare con Irina Nikolaevna e non vi accorgevate neppure del freddo. Ammettete che vi piace. Ho 55 anni. Oh, sciocchezze. Questi non sono anni per un uomo. Vi siete conservato benissimo e piacete ancora alle donne. Dove volete arrivare? Di fronte a un'attrice siete tutti pronti a prosternarvi. Tutti! Ma se in società attori e attrici sono trattati diversamente da come si tratta, per esempio, i mercanti, beh, questo è nell'ordine delle cose. È idealismo. Le donne si sono sempre gettate ai vostri piedi e si sono innamorate di voi. Pure questo è idealismo? Il comportamento delle donne nei miei confronti ha sempre avuto molto di buono. Esse amavano in me l'eccellente medico. E poi non dimenticate che negli ultimi 10-15 anni io sono stato il migliore ostetrico di tutta la provincia. E poi sono sempre stato mamma. Oh mio caro! Nel 1873 a Poltava e la recitava in modo fantastico, ma che entusiasmo! Ma Pasca Chadin! Pasca Chadin, ma che fine avrà fatto, stimatissima? Come Rasqui è pare inimitabile, è il migliore di Sadowski. Dove si trova ora, stimatissima? Continuate a chiedermi notizie di esseri antidiluviani, come posso saperlo? Ma Pasca Chadin! Pasca Chadin! La verità è che ormai la scena è decaduta. Una volta c'erano solo querce possenti, adesso vediamo soltanto ceppi. Già, non ci sono più i talenti di una volta. Però il livello dell'attore medio è notevolmente aumentato. Su questo non posso essere d'accordo con voi, ma d'altronde de gustibus aut bene aut nihil. Figlio mio, quando si comincia? Tra poco cominciamo. Amleto, basta.
Tu mi rivolti gli occhi dentro l'anima e vedo macchie nere abbarbicate che non andranno più via. E tu perché sei sprofondata nel vizio e hai cercato amore nell'abisso del delitto? Va bene, comincio. Comincio? Oh anime venerande, che volate nottetempo su questo lago, addormentateci e mostrateci in sogno cosa sarà tra 200.000 anni. Tra 200.000 anni non ci saremmo. Eh sì, a noi dormiamo. Una volta si era al teatro dell'opera a Mosca
e il celebre Silva prese un do passo. Neanche a fare apposta sedeva tra il pubblico uno dei nostri cantori del sinodo, che con nostro immenso stupore a un certo punto esclamò: «Bravo Silva!» Ma un'intera ottava più giù, proprio così: «Bravo Silva!» E il teatro raggelò. È volato l'angelo del silenzio. Beh, si è fatto davvero tardi. Io devo andare. Addio. Ok, signori miei, andiamo anche noi, vi fanno male le gambe. Non lo so. Forse non capisco più niente. Sono completamente impazzito. Ma a me questa commedia è piaciuta. C'è qualcosa in questo lavoro. Per esempio, quando la ragazza parla della solitudine, o quando appaiono gli occhi rossi del demonio, mi sono emozionato al punto che le mani mi tremano ancora adesso. C'è freschezza, c'è ingenuità. Non c'è più nessuno qui. Ci sono io, Konstantin Gavrilovic. Lasciate che ve lo dica. La vostra commedia mi è piaciuta immensamente. È strana, sì, e non sono riuscito nemmeno a vedere la fine. Però mi ha emozionato tantissimo. Voi siete un giovane di talento, dovete continuare. Che cosa volevo dire? Voi avete scelto un argomento dall'ambito delle idee astratte e avete fatto bene, è così che bisogna fare, perché è importante che l'opera d'arte parli sempre di un grande soggetto. Soltanto ciò che è bello è serio. Come siete pazzi? Quindi voi dite che devo continuare? Sì, ma ricordatevi sempre di trattare soltanto argomenti grandi ed eterni. Vedete, io ho vissuto in modo vario, sono contento, ma se mai mi dovesse capitare di sentire l'impulso creativo che hanno gli artisti nel momento della creazione, beh, allora credo che mi staccherei da questo mio involucro materiale e da tutto ciò che con esso è collegato, e mi staccherei dalla terra verso l'alto. Avete visto la Zarecina, eh? No, non ho finito. È importante che voi abbiate sempre un'idea chiara e precisa di ciò che state scrivendo. Voi dovete sempre avere una meta su cui andare a scrivere, altrimenti se vi avventurerete per questa strada senza avere bene un'idea chiara e precisa di cosa state facendo, vi perderete e il vostro talento vi ucciderà. Sì, ma avete visto la Zarecina? È andata a casa. Ma come a casa? È andata a casa. No, no, io la devo vedere, devo parlare con lei. Costati. Andate a casa, vostra madre vi aspetta, è inquieta. Lasciatemi stare, ditele che me ne sono andato, ditele che sono partito, anzi ditele che sono morto. Lasciatemi stare, grazie, lasciatemi stare! Gioventù, gioventù. Quando non hanno più nulla da dire dicono gioventù, gioventù. Disgustoso. Andiamo. Aspettate. Che cosa? Voglio dirvelo ancora una volta, voglio parlarvi. Io non amo mio padre, però ho un debole per voi. Non lo so perché sento con tutto il cuore che voi mi siete vicino. Aiutatemi. Aiutatemi, farò una pazzia, deriderò la mia vita, la rovinerò. Ma che cosa posso fare io per voi, ragazza mia? Che cosa posso fare? Io soffro. Non conosce nessuno la mia sofferenza. Io amo Costantino. Che cosa posso fare io per te, bambina? Che cosa posso fare io? Thank you.
In sostanza si trattava soltanto di mandare via vostro marito. E invece vedrete che quella vecchia donnetta di Piotr Nikolaevich e di sua sorella gli andranno perfino a chiedere scusa, vedrete. Che cavalli della carrozza hanno andato nei campi. Ogni giorno si veniva malintesi. Oh, mi ammalo. Vedete, sono tutto un tremito. Vedete che mi è caro, adorato. Prendetemi con voi. Che almeno alla fine dei nostri giorni non siamo costretti a mentire, a nasconderci. 55 anni è tardi per cambiare vita. So che mi respingete perché vicino a voi ci sono altre donne. Prenderle tutte non è possibile. Scusate se vi ho annoiato. No, non fai. Soffro di gelosia. Siete medico, non potete evitare le donne. Oh, che novità! Sorina l'asma e l'arcadina piange. Allora converrà che vada a dare un paio di gocce di valeriana a entrambi. Oh, merci bien! Datemi questi fiori! Datemi questi fiori! Com'è strano vedere un'artista famosa piangere? E per un motivo così futile, poi. E non è strano che uno scrittore famoso, beniamino del pubblico, di cui traducono i libri in tutte le lingue, si vendono i ritratti, passi tutto il giorno a pescare, sei lieto di aver preso due ghiozzi. E io che pensavo che le persone famose fossero altere, che disprezzassero la folla. E invece passano tutto il giorno a pescare, a giocare, a piangere. E ridono, si stizziscono, si impermalosiscono, proprio come chiunque altro. Sei rimasta sola? Sola. Oggi ho commesso la viltà di uccidere questo gabbiano. Che ti succede, Kostya? Presto, allo stesso modo, anch'io mi ucciderò. Io non ti riconosco. Sì, da quando io ho smesso di riconoscere te. Il tuo sguardo è diventato freddo. La mia presenza ti imbarazza. Da qualche tempo sei diventato irritabile. Ti esprimi in maniera incomprensibile, per simboli. Anche questo gabbiano, per esempio, è un simbolo. Però scusami, io non lo capisco. Sono troppo semplice per capirti. Ho cominciato tutta la sera in cui la mia commedia ha fallito. Le donne non perdonano un insuccesso. Ho bruciato tutto, tutto! Fino all'ultimo pezzetto. Se solo sapessi quanto sono infelice. La tua freddezza è terribile. È incredibile! È come se mi fossi svegliato al mattino e avessi visto che il lago si è prosciugato o è sprofondato dentro la montagna. Ah, hai appena detto di essere troppo semplice per capirmi, ma cosa c'è da capire? La mia commedia non è piaciuta. Tu disprezzi la mia ispirazione. Mi ritieni un fallito, un mediocre come tutti gli altri, ma lo capisco, come lo capisco bene. È come se avessi un chiodo in testa, un'ossessione! Mi succhia il sangue con una serpe velenosa insieme al mio amor proprio. Ma eccolo. Eccolo un vero genio. Guarda. Se ne sta lì, col libro in mano, come Amleto. Parole, parole, parole! Questo sole ancora non si è avvicinato e tu già sorridi. Tuo sguardo si è sciolto i suoi raggi. E va bene. Va bene. Non resterò qui a disturbarvi. Fuma tabacco e beve vodka. Sempre vestita. Un maestro innamorato di lei. Buongiorno, Boris Alexievich. Buongiorno. Le circostanze hanno improvvisamente preso una piega tale per cui, a quanto pare, oggi stesso partiremo. È improbabile che noi due ci rivedremo ancora. Peccato.
spesso di incontrare giovani fanciulle, giovani e interessanti. Ormai ho dimenticato, non riesco neppure a raffigurarmi come ci si senta a 18, 19 anni. Forse è per questo che nei miei romanzi e racconti le ragazze in genere sono false. Mi piacerebbe, anche solo per loro, mettermi nei vostri panni per scoprire che cosa pensate in genere di tipo serio. Ed io vorrei essere nei vostri. Perché? Beh, per sapere che cosa si prova ad essere un artista famoso, che sensazione dia la fama, e che cosa proviate voi ad essere uno scrittore di talento. Probabilmente niente. Non ci ho pensato, vero, vero. Ma i casi sono due. O voi esagerate la mia celebrità, o questa non si avverte per me. E quando scrivono di voi nei giornali? Beh, quando scrivono bene fa piacere, quando male per un paio di giorni non ti senti a posto. Ah, che mondo meraviglioso. Sapeste come vi invidio? Diverso è il destino degli uomini. Alcuni trascinano a stento la loro monotona, inutile esistenza. Tutti uguali, tutti tristi. Ad altri, invece, come a voi, per esempio, ma siete uno su un milione, è toccata in sorte una vita luminosa, piena di significato, interessante. Voi sì che siete felice. Io? Voi parlate tanto di celebrità, di una vita luminosa, di felicità. Ma tutte queste parole per me sono un po' come la marmellata che non mangio mai. Voi siete tanto giovani, buoni. Oh, la vostra vita è meravigliosa. Ma che cos'ha di tanto meraviglioso? Ora devo andare a scrivere. Scusate. Voi avete toccato, per così dire, il mio punto debole. Io comincio un po' a seccarmi, a turbarmi. Comunque va bene. Parliamone. Parliamo della mia splendida e luminosa vita. Ci sono delle idee ossessionanti, quando un uomo, per esempio, pensa giorno e notte alla luna. Beh, anch'io ho di quel tipo. Giorno e notte mi tormento un unico pensiero importuno. Devo scrivere. Non faccio in tempo a finire una novella che già ne devo scrivere un'altra, e poi una terza, e poi una quarta. E scrivo ininterrottamente, non so fare altrimenti. Che cosa c'è in tutto questo di meraviglioso e luminoso? Ve lo chiedo. Vedete, io sono qui con voi, mi agito, e intanto penso ad ogni istante che da qualche parte mi attende una novella incompiuta. Vedo una nuvola simile a un pianoforte, penso, bisogna che da qualche parte mi rammenti che fluttuava una nuvola simile a un pianoforte. Nuvola simile a un pianoforte. Colgo ogni singola frase, ogni singola parola che voi ed io pronunciamo, e mi affretto a scrivere queste frasi, queste parole dentro il mio scrigno letterario. Potrebbero tornarmi utili. Quando finisco un lavoro, corro a teatro a pescare. Potrei riposarmi. No, già una pesante palla di ghisa rotola nella mia testa. Un nuovo soggetto letterario che mi trascina al tavolino. E di nuovo bisogna precipitarsi a scrivere. E a scrivere. E così sempre. Sempre. E non lo faccio da me stesso. E sento che sto divorando la mia stessa vita. E per quel po' di miele che regalo a qualcuno nello spazio, rubo il polline ai miei fiorellini. Li strappo e ne calpesto gli amici. Non sono forse pazzo? Forse che parenti e amici mi trattano come una persona normale? Che cosa state scrivendo? Che cosa ci regalerete? Sempre le solite cose. Sempre le stesse. E io vorrei che tutte queste attenzioni, le lodi e le ammirazioni, altro non siano che un inganno. Che mi ingannano come si inganna, che ne so, un ammalato. E a volte ho addirittura paura che mi si facciano quattamente alle spalle per prendermi e portarmi via dal corpo. Ma scusate, la creazione, lo stesso processo creativo, non vi regalano dei momenti felici e sublimi? Scrivere mi fa piacere. E correggere le bozze anche. Ma non appena un lavoro è stampato non lo sopporto più. E sento che non è riuscito. E lo odio, lo disprezzo, mi dispiace. Il pubblico legge
Grazioso, che talento. Grazioso, ma ben lungi da Tolstoi. Splendido lavoro, ma padre e figli di Turgenev è molto meglio. Così sarà sempre, fino alla fine, tutto sarà sempre grazioso e ricco di talento. Grazioso e ricco di talento. E quando sarò morto, i miei conoscenti, passando davanti alla mia tomba, diranno: lì giace Trigori. Era un bravo scrittore, sì, ma non all'altezza di tutto. Scusate, io rinuncio a capirvi. Voi siete viziato dal troppo successo. Successo? Ma quale successo? Io non mi piaccio, non mi sono mai piaciuto. È la cosa peggiore. È che io vivo come in uno stato di ebbrezza. E a volte non capisco neanche quello che scrivo. Io amo quest'acqua, questi alberi, questo cielo. Sento la natura che suscita in me la passione irrefrenabile di scrivere. Ma io non sono solo un paesaggista. Sono anche un cittadino, amo il mio popolo, la mia patria. E sento che come scrittore ho l'obbligo di scrivere del mio popolo, delle sue sofferenze, del suo futuro. Ma in fondo mi rendo conto che non sono altro che un paesaggista. Che per tutto il resto sono falso, falso fino a me. No, voi siete stati snervati da troppo lavoro. E non avete né il tempo né la voglia di riconoscerne il valore. Beh, siate pure scontento di voi stesso, ma per gli altri voi siete grande, siete magnifico. Ah, se fossi io una scrittrice della vostra tempra, io dedicherei tutta la mia vita alla folla. Certo, riconoscerei che potrebbe essere felice soltanto elevandosi alla mia altezza, del resto mi porterebbe in trionfo. In trionfo? E chi sono io forse? Agamemnon, forse? Per la felicità di essere un artista, io sarei disposta ad accettare il disprezzo dei parenti, la necessità, il bisogno, mi adatterei a vivere in una soffitta mangiando soltanto pane di segale, accetterei tutti i miei limiti, i miei difetti, ma potrei anelare alla gloria, all'autentica, alla vera gloria! Va bene, ora devo partire. Però no, non voglio. Guardate, guardate che paradiso, è così bello. Vedete quella casa? Al di là del lago, quella con il giardino. È la casa della mia povera mamma. Io sono nata qui, ho passato tutta la vita intorno a questo lago, riconosco ogni isoletta. Si sta proprio bene. Un paradiso. E questo cos'è? Un gabbiano. Constantin Gavrilovic lo ha ucciso. Sì, prendo appunti, mi ha impallinato un soggetto per un breve racconto. Sentite, sulla riva di un lago vive sin dall'infanzia una ragazza, giovane come voi. Ama il lago come un gabbiano e si sente libera e felice come un gabbiano. Ma il destino portò un uomo che la vide e per ammazzare il tempo la rovinò, proprio come quel gabbiano. Boris Alexeyevich.